Esatto, adesso Nico cambiamo totalmente argomento perché torna la rubrica Biglietto da visita di Silvia Pagni. Noi ci stiamo avvicinando al festival più chiacchierato e più visto. Che cosa cambierebbe al festival di Sanremo di oggi? Ma io credo tutto. Io non lo devo dire, però. Nessuno me ne voglia, ma mica ora. Saranno 20 anni, 3, 25. Cambierei tutto da quando si sono stravolti un po' alcuni concetti. Ecco, insomma. Sì. La musica è una cosa seria. Bravo. Deve essere rispettata come tale, non deve servire per altro, insomma. Ecco, e mi fermo qui, potremo parlare fino a agosto 2027. Sì, assolutamente. Adesso andiamo sull'importante, progetti in corso e progetti futuri. Ma progetto in corso al momento, siccome io dal 2007 mi sono messo in autogestione per quanto riguarda il booking, il calendario dei concerti audio 2, lo faccio io personalmente perché mi piace. Parlo anche da ex rappresentante, perché io da ragazzo ho fatto anche il rappresentante, quindi ero anche abbastanza abituato, no? Insomma, a interagire con il mondo esterno. E quindi sto imbastendo anche quest'anno, come ormai dal 2007, in prima persona, il calendario dei vari concerti che faremo in Italia. Poi un'idea, l'ho quasi conclusa, e così per diversificare, ma anche per passione, ma anche per raccontare delle cose in un modo un po' diverso rispetto ai tempi costipati, no? Che possono stare chiaramente in una canzone che dura 3 minuti, 3 minuti e 10, 3 minuti e mezzo. Quindi ho buttato giù un soggetto per un film, e infatti stiamo cercando di capire un attimo per la sceneggiatura, quale sarà il cast, insomma, una distribuzione importante. Nel quale parlerò insomma tutta la mia vita, anche prima degli audio 2, cioè da 0 a 32 Bello. anni, per intenderci. E poi naturalmente ci sarà un bello spettro legato alla storia, quindi alla discografia, ai brani scritti, tanti aneddoti, tante cose, insomma tante verità e tante cose che non si sanno, chiaramente, che non si sanno, perché sono cose personali, però è un racconto di vita. Che, insomma, per il quale avrò insomma, almeno un paio d'ore, no? Per stendere tutta questa cosa qui rispetto alla canzone. Quindi c'è questo progetto in essere alternativo e parallelo chiaramente agli audio 2, concerti di spettacoli, chissà, insomma, magari a fine anno se non venga fuori qualche altro brano. Allora, adesso, siccome non era in programma e io sono una vostra fan accanita, se occorre una fisarmonica jazz, un pianoforte o un direttore d'orchestra, mi tenga presente. Cioè, lei suona la fisarmonica? Non ho capito bene. Se io, siccome sono una vostra fan accanita, Questo ormai per me è un fatto certo, è un dato certo. ecco, in tutto questo vostro progetto, se vi occorre una fisarmonicista jazz, una pianista Bene. jazz o un direttore d'orchestra, sono presente. E lei, pianista jazz? Sì, Caspita. è direttore d'orchestra, studiata a È Santa direttore. Cecilia. Comunque adesso torniamo a lei perché è più Meraviglia, importante di me. ci penserò comunque. Grazie, già il pensiero per me è una grande cosa. Abbiamo un altro contributo, andiamo subito a vederlo insieme. Ho già difeso il nostro amore dai tanti nodi della vita. Quel giorno è come tu volevi, misi un anello fra le dita. Non è difficile andare forte e lontano, un mondo nuovo è quel che penso e che desidero, lo giuro. Io dico che ti amo in volo fra le nuvole, mi sento libero. Questa radio che trasmette emozione, restiamo soli io e te.
leggerezza che cos'è? È come un viaggio fra le stelle, una cometa che si illumina, accendo un faro nella notte in noi, non è mai inutile. Se tu combatti per amore, la nostra storia è un'esigenza che mette in moto il motore della nostra vita e tutto il resto poi sarà. Mi sento libero come un aliante, come un'estate calda all'ombra del cuore, in questa radio che trasmette emozione. Restiamo soli due e te, apri la porta della nostra felicità, è un dono immenso averti dentro nell'anima, che ci vedrà indivisibili. Guardarti alla luce e vedere se tu sei un'aliena, che viene da un mondo lontano che io scoprirò. È stata fortuna incontrarti su questo pianeta, portami lontano ora, vivo in questo cielo e mi sento libero come un aliante, come un'estate calda all'ombra del cuore, in questa radio che trasmette emozione. Restiamo soli io e te, apri la parte della nostra felicità, è un dono immenso averti dentro nell'anima, che ci vedrà indivisibili. Mentre continuiamo ad ascoltare in sottofondo il video, mi viene spontaneo chiedere chi ha più fantasia nello scrivere una canzone? Tra lei e il suo collega. Ah, ecco, non riuscivo a trovare il corrispettivo. Sì. Tra me e il collega, no, ma più o meno ci bilanciamo. Ci bilanciamo. Tanti pezzi sono stati scritti insieme a quattro mani proprio in presenza, cioè nel senso che eravamo insieme con le due chitarre, giocavamo e poi magari veniva a fare qualcosa di bello, qualcosa di brutto lo bruciavamo e, ovviamente, e su alcune cose che lui aveva cominciato magari le ho finite io e viceversa, sia in termini testuali che compositivi. Quindi bene o male, ripeto, avendo lo stesso stile, avendo amato più o meno gli stessi riferimenti, noi anche in inglese, americano, insomma, a parte Italia, a parte Battisti, cioè il Mozart del Novecento, per carità, a chi lo tocca, ma io personalmente, per esempio, a parte Pink Floyd, Led Zeppelin, insomma, cose del passato, ma io adoro Knopfler e Dire Straits, per me, insomma... Ma voglio dire, tutta la musica bella, però è chiaro che ci sono delle preferenze. Quindi lui più o meno, a parte Knopfler, insomma, cioè, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. E questo chiaramente fa sì che anche quando scriviamo, a volte, e questa cosa fa ridere, che adesso arrivi a metà pezzo, poi oppure hai fatto le prime due strofe, magari hai fatto un bridge, uno specialino, bisogna fare l'inciso. Fai l'inciso, mentre siamo con due chitarre ci ritroviamo a volte... non sempre chiaramente, ad andare sulla stessa direzione per quello che sarà la melodia dell'inciso. C'è una cosa pazzesca, ma questo capita a parte per lo stile, anche perché ci conosciamo da 49 anni. Quindi insomma, è tutto automatico. Molto è un automatico. Affiatamento fortissimo il vostro, incredibile. Realmente, come caratteri siamo completamente opposti, proprio agli antipodi, come modus vivendi, operandi, opposti, però sotto l'aspetto musicale c'è grande intesa e interazione. Sì, sicuramente. Bellissima questa cosa. Adesso siamo arrivati nel momento un po' dove faremo delle domande, dove farò delle domande un po' curiose, così. La cosa più folle o divertente che lei personalmente ha fatto è anche gli audio due insieme, più folle. È più divertente, ma divertente sicuramente, più non so se sia folle, penso che più che una follia sia stata una sorta di disgrazia inaugurale. Appena abbiamo cominciato questa carriera,
legata poi al divertimento, che poi a tempo debito è chiaro che ridi tanto. In quel momento la vivi veramente male. E mi riferisco, la storia è un po' lunga, ma la devo stringere, chiaro. Mi riferisco sempre al 1992, dove abbiamo vissuto per circa un'ora, credo 50-55 minuti, insieme con la mia macchina, che era una Citroen Pallas. Io amavo e amo ancora, se la ricorda, no? Le Sì. Citroen, quelle che si sollevano sulle palle lì, Sì, Perez, bellissima dell'epoca. Quando la segretaria di Mina, dopo la famosa telefonata, ci volle conoscere, quindi mi fece chiamare dalla segretaria, una certa Catherine Latz, cosa non sbaglio, sì, che stava lì alle edizioni, ci chiamò, mi chiamò e disse: no, dovete venire a Lugano. Insomma, noi partiamo con questa macchina, che era una macchina, insomma, dei primi anni 70, parliamo del 92, era perfetta, però sai, tutti i paraurti di metallo, le borchie tutte cromate, beh, insomma, anche la linea, andando in Svizzera, sembrava la macchina come dire, dei profughi, non so come spiegare, di due che si erano trovati alla frontiera di lì, Svizzera, a Chiasso, che non sapevano manco dove stavano, anche perché in Svizzera il tenore di vita, insomma, no? Voglio dire, come dire, quello meno, come dire, abbiente, insomma, camminava con una Golf 8000, non so come dire, quindi noi eravamo veramente. E quindi ci fermarono, ma la storia è troppo lunga, non so se ho il tempo di raccontarla, è una cosa, è Se troppo vuole può divertente. raccontare tranquillamente, se ha tempo lei lo può raccontare, anzi per La noi sintetizzo al massimo perché è sì. durata veramente tanto. Insomma, arriviamo con questa macchina a conoscere Mina, immagina il nostro cuore dove stava la gola, l'entusiasmo di incontrare Mina, che già, insomma, dal 92 erano già 15 anni che non appariva più in giro, insomma, alle televisioni, concerti e cose varie. Andiamo a conoscere il mito Mina. Arriviamo alla stazione di Chiasso, lì al confine, e con questa macchina, ovviamente non so se lei ha presente come è strutturata la dogana lì. Sì. Ecco, insomma, quindi si arriva, la prima garitta è rappresentata dalla polizia italiana, no? Quindi ti devi fermare perché provieni dall'Italia, quindi la prima polizia, ti fermi, l'uomo lì nella garitta fa: avete qualcosa da dichiarare? Dico: guarda, Enzo, quanti soldi hai? Dico: ma boh, 200.000 lire. Altri dico: guarda, più o meno 500.000 lire in due. Ah, documenti, gli dammi i documenti, è tutto patente, insomma, cosa. Vabbè, passate, passiamo, poi come sai, saprai sicuramente. Ti do del tu, scusami, non so se darti del tu o del lei, comunque No, del tu. del tu tranquillamente. Allora, come saprai, ci sono, credo, un 30, 20, 30 metri di terra di nessuno, cioè non sei, una volta che hai passato la polizia italiana, non stai più in Italia, non sei neanche in Svizzera, no? C'è quel fazzoletto di terra. Lo attraversiamo, arriviamo. La seconda garitta, chiaramente, la polizia di Svizzera, no? Sì. Allora, ti faccio solo un'anteprima veloce. Tu hai presente quella scena famosa del film di Massimo Troisi insieme a Roberto Benigni, nel film Non ci resta che piangere, quel fatto: chi siete, da dove venite, un fiorino, siamo quelli di prima. Ecco, quanto è durata quella scena nel film? 5 minuti? No, 5 minuti? A noi è durata quasi un'ora. Oh mamma mia, Arriviamo lì, vabbè. dice: documenti, dice documenti, e dice: sì, dammi i documenti. Qual è il motivo del... Poi con questa voce molto svizzera, sai, impostata, cioè, qual è il motivo del loro ingresso in Svizzera? Dice, guardi, noi siamo due autori, due ragazzi, stiamo andando a conoscere Mina perché non me ne frega niente di Mina. E io già lì mi Ah. stavo un po' incazzando, scusa il termine, perché dico: ma scusa, ma allora perché lei me lo chiede? Cioè, se non gliene frega niente di Mina, non me lo deve neanche chiedere, è conseguenziale, no? Comunque, documenti, patente, libretto. Gli do il libretto, tutto questo dalla macchina. Do il libretto, dice: ah, mi dia la carta verde. Ricordi cos'è la carta verde? La carta verde era all'epoca la copertura, lo dico per chi non lo sa, la copertura assicurativa all'estero, che costava 5.000 lire, che io avevo completo. Adesso ormai è insita nella polizza, ma all'epoca la dovevi pagare 5.000 lire. Io me ne ero completamente scordato, preso dall'entusiasmo. E quando mi dice, dico: oddio, la carta verde, tra me e me non ce l'ho. Oddio, Enzo era al mio fianco, con questa macchina proprio da profughi afghani. Cioè, arrivo, e
dico, al che mi gioco una cosa un po' alla napoletana, diciamo un po' alla napoletana. Siccome quella macchina l'avevo comprata da poco tempo, perché avevo una fotocopia del libretto intestata al vecchio proprietario, perché era usata, acquistata usata, c'era il famoso foglio di via, cioè l'agenzia di pratiche auto ti rilasciava il foglio di via in attesa che ti arrivasse il libretto reintestato a mio nome, ma ci volevano 30-40 giorni per averlo all'epoca, oggi l'hai subito. Al che, siccome questo foglio, mi viene da ridere, questo foglio dell'agenzia, mi ricordo Novellino di Napoli, Fuorigrotta Napoli, era di colore verde, verde oliva. Dico, ma me la gioco in questo modo. Lui era la carta verde, io c'ho un foglio verde nel cruscotto, lo prendo e glielo do. Prendo il foglio, il passaggio di proprietà in mano. E lui dice, ma questo, non si capiva il cacchio, dicesse, scusa. Insomma, questo non è carta verde. Dico, ma mi scusi, io non so lei di cosa stia parlando, non so cosa fai. Io ho visto una carta verde qui dentro, mi perdoni, siamo troppo eufonici, non sto capendo nulla. Questa cosa, vabbè, comunque, scendete dalla macchina. Scendiamo dalla Mamma. macchina, ci portano in una garitta, mi fanno aprire le borse, toccano sotto, se c'era un sottofondo, le valigie, portafogli pieni di cose, bigliettini, tutti sparsi su sti bagni. Nel frattempo mi smontarono la macchina, anche il sediolino posteriore, che Mamma poi mia. non mi hanno nemmeno rimontato. Cioè, allora, videro Targa Napoli, figurati, era arrivato proprio. Cioè, capito? Proprio, mamma mia, il demonio era arrivato lì, questa Targa Napoli. Comunque, questo non si capacitava. Com'è possibile che due napoletani che hanno una macchina così sono due persone per bene? Ma com'è possibile nella sua testa, no? Nella sua testa. Al che, non trovando nulla, naturalmente ci fece passare. Però mi disse, devi pagare la carta verde per immetterti in Svizzera, chiaramente. Dico, va bene, mi dica come devo fare. Dice, la può fare qui, vede quanto costa? Dissi io. Lui mi disse, costa 80.000 lire. Ah, però la può fare anche all'ACI lì in Italia. All'ACI, ma l'ACI dove? Mi girai, stava a 30 metri. E quanto costa l'ACI? 26.000 lire. Mi scusi, vado un attimo in Italia e torno. E con tutto il rispetto, se ti fa 30 metri, quindi mi rimetto in macchina con questo sedilino smontato. Enzo rimane lì, io faccio il giro. Hai presente? Allora, immagina in versione ad uno. Mamma mia, immagino, io immagino. Ovviamente, che cosa succede? Faccio inversione 2 e becco il collega svizzero di quello lì che mi ha fermato dall'altro finestrino, pensando che io venisse da Svizzera. Documento. No, dico, aspetta un attimo, io sono. Ancora. C'è ancora sta cosa. Vabbè, comunque mi chiarisco con questo, vado avanti ancora. Mi ferma la polizia italiana, da sempre dall'altra parte, cioè scendendo dalla Svizzera. Sì. E dico, guarda, io sto girando, parli col suo collega, quello che sta dall'altra parte, mi ha fermato prima lui, poi mi ha fermato lo svizzero, mi ha smontato la macchina, poi il collega dello svizzero, ignaro, mi ha richiesto i documenti, ora me li sta richiedendo lei. E io sto andando un attimo all'ACI qui a 10 metri, devo fare la carta verde. Va bene, va bene, va bene, va bene, faccio la carta verde, 26.000 lire. Ovviamente cosa devo fare? Devo tornare a prendere Enzo che stava lì alla dogana svizzera. Quindi ritorno come il primo passo, mi riferma la polizia e basta. Benedetto, ce la facevo. Guarda, un mal di stomaco e uno stress, ma questo diciamo te l'ho raccontata molto stretta, ma è tutti i dettagli particolari, ma roba da film, roba da film. Ma roba pazzesca, bella proprio. E Oggi poi dopo se 20 anni mi diverto, ecco, però insomma, brutta esperienza. Anche l'importante è perché che non mi si diedero arrivi. lì. Com'è? Ti dico solo questa che è il finale. Una volta che siamo ripartiti per andare poi da Milano a Lugano, dopo questo giro Sì. incredibile, ovviamente con tutta questa macchina mezza smontata, di Enzo, per favore, controlli nel cruscotto se ci sta il libretto, tu sai tutto, insieme con la carta verde, che era una fotocopia. Enzo, apri Gianni, il libretto non c'è. Oddio, Oh e dove sta mamma. il libretto di circolazione? E dico, io l'ho dato allo svizzero. E ce l'avrà lo svizzero. Allora mi fermo lì, vado da quello lì, non c'era, c'era un suo collega. Al quale dico, guardi, un'oretta fa ci hanno fatto dei controlli, io ho dato il libretto, però non me lo ritrovo in macchina. Poi gentilmente, però non era lei, dico, era il suo collega, insomma. Questo qui, senza sapere niente, mi guarda in faccia fissa e mi dice, il mio collega non ha niente. No, guardi, mi perdoni se insisto, io ho dato sto libretto a lui e non me l'ha più restituito. Mi ricordo benissimo. Va bene, vado a vedere, va bene, vado a vedere. Va nella garitta e c'era il libretto posato lì sulla console, no? Della garita svizzera.
quando venne verso di me, anziché dirmi oh, mi scusi, tenga, non so, eccolo qui, mi passa di fianco, non mi guarda negli occhi, guarda dritto e mi sbatte sul libretto qua, che io dovetti fare così per recuperarlo, se no mi cadeva a terra. C'è una forma di discriminazione pazzesca. Adesso però divertente. Sì, poi a tempo debito, a distanza, è ovvio che ti diverti, perché una barzelletta lunga un'ora, però in quel momento, poi sai, noi anche ragazzi riuscivamo a gestire un po' meno le emozioni, non so come dire, no? Ecco. Poi c'era un grande appuntamento con la grande Mina, poi, quindi... Ma infatti, io pensavo che dovevo andare a fare questi altri 17 chilometri per arrivare a Lugano, per andare a conoscere Mina, e questo mi faceva perdere tempo. Cioè, guarda, insomma, una storia pazzesca. Pazzesca. Comunque, guarda, io sono veramente... Purtroppo siamo arrivati alla conclusione... Con te parlerei ancora per ore, perché immagino quante cose belle veramente mi potrebbero raccontare. Diciamo che ho un po' da dire, è un po' da dire, ecco. Sì, possiamo rifare anche un altro incontro, se ha del tempo per me. Nel frattempo io la ringrazio tantissimo, spero che è stato bene con noi. Sono stato benissimo, però devo fare una domanda. Io non ricordo più bene il suo nome, io se non me lo dicono due volte... Ho questo Silvia, Silvia. Silvia. Silvia, ecco, sì. Un nome bellissimo, giusto? Beh, non lo dico come fa Leopardi, non credo? Certo, certo. Io la ringrazio veramente tantissimo e spero di vederla, di incontrarla presto. E nel frattempo io saluto e ringrazio i nostri telespettatori di Biglietto da Vista. Vi aspetto la prossima settimana. Un bacio da me, Silvia Pagni. Ciao, ciao.